Grazie. Onorevole, voi volete che le commissioni partano immediatamente, ma senza governo queste commissioni non andrebbero troppo a rilento? Adesso è un momento di crisi dove le cose dovrebbero essere sveltite. Se le commissioni non vengono istituite si va ancora, forse ancora più a rilento, no? Quando ci sarà un governo poi agiranno ancora più agilmente. Però è, diciamo, necessario istituirle per incominciare a intavolare un discorso, un lavoro anche insieme agli altri partiti politici. Ma senza governo come si fa? Ma noi abbiamo sempre detto che avremmo votato le cose giuste, ci saremmo confrontati con gli altri partiti sulle idee che noi riteniamo valide. No, ma sicuramente voi tenete fede alla vostra linea, che è quella che tutti conosciamo, però non rischia di essere un danno per il paese questo vostro oltranzismo? Ma lo oltranzismo a volere aperte le commissioni un danno? Io trovo che a non volerle sia più dannoso. Non volere il governo, dico. Noi non è che non vogliamo il governo, noi non vogliamo fare un'alleanza con un partito politico. Che abbiamo sempre detto in campagna elettorale che non l'avremmo fatto, è una questione non solo di coerenza ma anche di fiducia reciproca. Noi non ci possiamo fidare dei partiti politici che si sono sempre comportati in una certa maniera per 20 anni e non possiamo pensare che nel giro di 2 settimane cambiano totalmente la loro linea politica e il loro atteggiamento. Basta di fatto che voi in questo modo prolungate il governo Monti. Perché lei in questo momento sta dando la colpa a noi che noi prolunghiamo il governo Monti, ma la colpa potrebbe essere anche quella del PD o del PDL che continuano a perdurare il governo Monti. Ormai deve essere abbastanza chiaro a tutti che stiamo attendendo la nomina del nuovo Presidente della Repubblica, che nel giro di 2 o 3 settimane ci sarà. E poi cosa succederà? Avremo un interlocutore diverso nella pienezza dei suoi poteri, che instaurerà un altro giro di consultazioni tra i partiti politici. Sapremo anche chi sarà il nuovo interlocutore, quanto potremo mediare con loro e con gli altri partiti politici in visione di un presidente diverso, di un governo diverso. Secondo lei il vostro Presidente della Repubblica da quale fascia culturale, non so come dire adesso, può provenire? Guardi, all'interno della base del movimento ci sono cittadini di tutte le estrazioni sociali, di tutti gli schieramenti politici, se vogliamo chiamare così, quindi io mi aspetto che ne esca un nome che sia, diciamo, superiore a quello che è la visione politica, insomma. Probabilmente una persona che con la politica ha avuto poco a che fare, una persona sicuramente rispettabile, di alto profilo.